Sediamoci in una posizione che ci risulti comoda. E prepariamoci a fare questo esercizio, durante il quale proveremo a stimolare la nostra sensibilità interna, la nostra capacità di percepire le sensazioni corporee attraverso le vibrazioni che possiamo produrre nel corpo con i suoni. Cominceremo a farlo proprio come se volessimo utilizzare le vocali per far vibrare le varie zone del corpo. Quindi per qualche momento stabilizziamoci, mettiamoci comodi, diamoci il tempo di assestarci un po', magari anche facendo qualche respiro più profondo. A occhi chiusi, che ci consenta di portare l'attenzione all'interno. Ponendoci in una posizione di osservatori della nostra esperienza interiore. A cominciare dall'esperienza del respiro. Sentiamo l'aria che entra e che esce. E ora proviamo a mettere una mano sul petto, cominciando proprio a percepire il contatto della mano col petto. Questo petto che si alza e si abbassa al ritmo del respiro, questa mano sensibile che può percepire il movimento. E adesso concediamoci di emettere un suono, la lettera A, in modo tale da far vibrare il nostro petto. Possiamo farla nel modo che per noi è preferibile per rendere l'esperienza sensoriale quanto più nitida possibile. Proviamo. Ah.
E adesso concediamoci di pronunciare la vocale E in un modo tale da far vibrare la nostra gola. Mettiamo una mano sulla gola, possiamo lasciarne una sul petto e una sulla gola, provando proprio a vedere come la gola vibra mentre noi pronunciamo la vocale E, e modulando il suono in maniera tale da poter sentire in maniera più nitida possibile questa vibrazione. Non ci preoccupiamo se non sentiamo granché, facciamo quello che meglio ci riesce e accogliamo l'esperienza soggettiva così come si presenta. Cosa sento nella gola quando pronuncio lei? Andiamo. E adesso proviamo a mettere le mani sugli occhi, a pronunciare la lettera U e a sentire il suono negli occhi. Se riusciamo a sentirlo in questo modo e riusciamo anche a modulare il suono in maniera tale da sentire al meglio possibile questa vibrazione, bene. Se preferiamo provare anche a mettere i pollici nelle orecchie per verificare se la vibrazione è per noi più semplice da sentire, concediamoci di fare anche questo, ma in piena libertà. Andiamo.
E ora concediamoci di portare l'attenzione in cima alla testa sulla fontanella. Possiamo mettere una o entrambe le mani in corrispondenza della cima della testa dove c'è la nostra fontanella e provare a mandare lì il suono della lettera I in maniera tale da provare a percepire, per quanto lieve possa essere questa vibrazione, una vibrazione orientata qui in questa zona al suono della lettera I. Proviamo. E ora proviamo a mettere le mani sulla pancia. Possiamo mettere anche una mano sullo stomaco e una sulla parte bassa, oppure entrambe le mani alla stessa altezza qui sulla pancia, come preferiamo. L'importante è, ecco, che tutto quello che facciamo possa favorire per noi una maggiore capacità di cogliere l'esperienza della vibrazione a livello corporeo quando emettiamo il suono e modulare il suono come è necessario per noi per provare a sentire. Andiamo con la lettera O nella pancia. Oh.
E adesso proviamo semplicemente a stare con la bocca chiusa e a produrre ugualmente un suono, cercando di far vibrare le varie regioni corporee una dopo l'altra. Per esempio, proviamo a stare con le mani sulla pancia e anziché produrre il suono a bocca chiusa, proviamo a produrre un suono che faccia vibrare la pancia. Per esempio così. Risaliamo nel petto. Nella gola. Negli occhi. Sulla fontanella. Molto bene, ora un suono globale che coinvolga la pancia, ho compreso lo stomaco, il cuore, la gola, gli occhi e la fontanella. Un unico suono, proviamo a vedere che faccia vibrare tutto. Possiamo farlo che sale e che scende oppure unitario direttamente. Andiamo. Moduliamolo finché lo sentiamo come se ci fosse una corda che vibra all'interno di tutto il corpo e fa vibrare tutto il corpo. Andiamo. Concediamoci di sentire che questa vibrazione coinvolge tutto il corpo avanti e indietro. Sentiamola. A un certo punto potremo sentire coinvolte anche il bacino, le gambe, tutto il corpo, le braccia, le mani. Tutto il corpo che vibra, andiamo. E possiamo concederci forse anche via via di fare un suono sempre più basso, ma conservando la percezione della vibrazione. Proviamo ad abbassarlo un po', ma sempre mantenendo un livello tale per cui sentiamo il corpo che vibra. Sempre più basso, mantenendo una percezione di questa lieve vibrazione interna. Andiamo.
lasciamo un po' alla volta che resti la sensazione di questa vibrazione che è stata attivata nel corpo anche in silenzio. Concediamoci di restare per un po' in silenzio, in uno stato di accoglienza delle sensazioni corporee che ci sono in questo momento dentro di noi. Percepiamo anche il respiro. E questa nostra possibilità di stare in una posizione di testimoni dell'esperienza dall'interno. Sentiamo il respiro, il flusso continuo dell'aria. La percezione di abitare in un corpo vivo, che respira, di cui possiamo percepire l'energia, lo scorrere della vita. Il fluire del respiro. E riposare nella consapevolezza dell'esperienza corporea, nella consapevolezza della vita, di cui siamo parte e di cui siamo espressione.
Sentiamo intorno a noi il campo di energia. La presenza di altre vibrazioni intorno a noi. Un mondo vibrante, vivo. Un mondo interno, un mondo esterno. E la nostra capacità di essere in contatto con entrambi. Restiamo ancorati al respiro, presenti nel corpo, consapevoli dell'energia. Consapevoli della vita. Un po' alla volta prendiamo contatto con le sensazioni che ci sono sotto le piante dei piedi, a livello della seduta, con i suoni che ci sono nell'ambiente. Stiracchiamoci un po', stiracchiamo un po' le braccia, le gambe, muoviamo un pochino la testa, apriamo gli occhi e ritorniamo anche in contatto visivo con la realtà. Riprendiamo le nostre attività, cercando di mantenere per tutto il tempo che ci riesce questo stato di consapevolezza dell'energia corporea e della presenza di una vibrazione di vita dentro di noi.